Cercare di intercettare i migranti lungo le rotte di transito, evitando i pericoli delle traversate, è quanto propone il ministro Piantedosi da Washington, prendendo a modello lo schema americano applicato nella gestione dei flussi dall'America centrale. Prima visita ufficiale negli Stati Uniti del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che a Washington è intervenuto alla conferenza organizzata da Aspen Italia, prima di affrontare una serie di incontri per rafforzare la stretta collaborazione fra Italia e Stati Uniti sui temi di reciproco interesse. Ecco, quali sono gli argomenti, gli snodi principali di questi incontri? Sono quelli classici, come dicevo, contrasto alla criminalità organizzata. Abbiamo, soprattutto con gli Stati Uniti, esperienze importantissime che hanno fatto segnare dei successi investigativi anche di recenti. Contrasto al crimine informatico, una visione comune dei temi migratori, per esempio. Obiettivo di particolare attenzione: intercettare i flussi migratori nel loro percorso verso l'Italia. A Washington il ministro incontrerà il suo omologo Mayorkas e il vice ministro della giustizia Lisa Monaco. Che tipo di supporto chiedete agli americani? Sistemi di intelligence che dialoghino, sistemi di polizia che si confrontino e si scambiano informazioni. Come le dicevo, anche questo è un tratto storico che ci caratterizza e che dobbiamo mantenere sempre vivo. Il ministro Piantedosi concluderà la sua trasferta americana a New York con una visita al Dipartimento di Polizia della città e un incontro con la comunità italiana prima di rientrare in Italia.